Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e adesso vi spiegherò quali sono le procedure dello sbarco alla fine della nostra crociera. Il giorno prima dello sbarco riceveremo in cabina questo foglio dove sono indicati tutti i passi. Li faremo uno ad uno insieme. Passo 1: preparazione del bagaglio. Vi consigliamo di mettere nel bagaglio estiva, che verrà consegnato al personale, tutti gli indumenti che non saranno più necessari. Mentre nel bagaglio a mano, per esempio come questo, vi consigliamo di mettere medicinali, effetti personali e dispositivi elettronici. Dopo aver preparato il bagaglio, occorre attaccare le etichette che abbiamo ricevuto insieme al foglio con le procedure di sbarco. Occorre fare diversi passaggi. Vedete, c'è il numerino con il numero di sbarco. Questo numerino va attaccato dietro la cruise card, in modo da presentarlo al personale di sbarco. Dopodiché occorre scrivere il nostro nome, il numero di telefono, l'indirizzo di casa, il nome della nave e il numero di cabina, in modo da riconoscerlo in caso di smarrimento. Dopo occorre staccare gli adesivi. Attaccare l'etichetta al bagaglio. Dopo aver attaccato l'etichetta al bagaglio, occorre mettere la nostra valigia da stiva fuori dalla cabina entro le 1 di notte, in modo che il personale ce la farà trovare al terminal crociere. Alle etichette bagaglio e al foglio delle procedure di sbarco ci verrà consegnato in cabina anche un foglio giallo dove sono riportate tutte le nostre spese fatte durante la nostra crociera. Occorre controllarlo e poi saldare il conto. Il conto si può saldare sia in contanti sia con addebito sulla carta di credito che abbiamo precedentemente associato alla nostra cruise card. Tutto questo presso i punti di attivazione cruise card. Alla fine ci rechiamo al terminal crociere per ritirare il nostro bagaglio. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo e iscrivetevi al nostro canale. Ciao!